Partito. Quello è mio. Sì, lo volete? Grazie, Possiamo andare? Allora, Carmen, come va. Qual? si scelgono i brani per un disco in cui mettere una playlist di grandi Io non lo successi? so, questo lavoro l'ha fatto il mio manager che si chiama Francesco Barbaro. Essendo io abbastanza contraria alla pubblicazione di brani compilation di Greatest Hits, perché essendo siciliana ho un attimo di scaramanzia e ho semplicemente scritto insieme ad altri autori i due inediti e poi ho sfogliato queste fotografie perché qualcuno l'ha fatto per me. E, devo dire, quando ho sentito il lavoro completo ho detto, mamma mia, ho fatto un sacco di cose. Divertente, è stato divertente vedere proprio da quello che sento, che è la prima canzone con la quale vi presentaste, Siamo Giovani, fino a Cercasi, che è l'ultima che ho scritto insieme a Mauro Lusini, le evoluzioni. È come sfogliare Un album di ricordi. sì, un album di ricordi, fa sempre piacere, per quanto si tenda a dire, no, è meglio di no, ho paura di vederli come erano. Un artista che comincia ad avere una carriera corposa alle spalle, ha anche un piccolo lato negativo, che è quello di portarsi dietro nel suo repertorio canzoni che forse oggi sente lontane dalla persona che è diventata, perché nel frattempo sicuramente tu sei anche cambiata per molte cose. Ecco, come ti rapporti a questo aspetto della vicenda artistica? Sono riconoscente alle mie canzoni, anche quelle più acerbe, e le faccio sempre con anche con uno spirito goliardico. Non mi vergogno di quello che ho fatto, perché sostanzialmente sono stata libera di fare quello che volevo. Per questo, nella mia piccola etichetta, lasciamo liberi gli artisti. Anzi, a volte sborderà una canzone super acerba che scrissi a 19 anni, è come vedere una foto mia negli anni 80 con la racchetta da tennis, è una cosa tenera. D'altronde io sono stata questo. Molti strappano fotografie, io faccio sempre questo parallelismo con le foto. Molti non amano guardarsi nel passato, io invece, come dire, guardo a questa Carmen di 20 anni fa con tenerezza. Tuo disco dei 15 anni, dei 20 e dei 30. Il mio disco dei 15 anni è Cheap Thrills di Big Brothers and the Holding Company. Io fui folgorata dalla voce di James Joplin e dalla versione di Ball and Chain, perché la trovavo struggente, carnale, e contemporaneamente ascoltavo tutta la musica che passava mio papà, perché mio papà era un bravissimo chitarrista, per cui spaziavo da Bruno Martino a Lauzi, a Modugno, fino a Love Supreme di Coltrane, a Kind of Blue, Speak No Evil, a Jimi Hendrix, fino alla musica, insomma, attuale, che per me era Nirvana, tutto quel movimento di Seattle che parte da Jimi Hendrix. E il mio disco dei 20 anni, aspetta, 20 anni, credo sia stato Rid of Me di PJ Harvey. Io ebbi un 4 tracks demos, dove lei compare in copertina con il braccio alzato, con i peli abbastanza lunghi sotto le ascelle, mutandine reggiseno con gli occhiali da sole, ed erano questi brani super grezzi che poi furono ripubblicati, prodotti da Steve Albini. I miei 20 anni sono stati segnati dall'ascolto di musica indie americana, perché Catania aveva questo tipo di taglio, per cui Shellac, Fugazi, Girls Against Boys, UZ, che era il nostro gruppo, insomma, simbolo di quel periodo, e poi Pavement, Pixies, Sally Cute. Tutte noi sognavamo di fare le Kim Gordon col vestitino e basso. Dall'altra parte avevo questo produttore che si chiamava Francesco De Grinzi, che cominciava a lavorare sulle mie canzoni e mi aveva chiesto di scrivere in italiano e quindi ho messo da parte tutto il mio background e ho cominciato a esprimermi nella nostra lingua. Nel disco di 30 è partito l'amore proprio per Jobim, uno dei miei dischi preferiti è Elis e Tom, e quindi tutta la musica brasiliana e il recupero delle radici, quindi la musica siciliana. Parliamo un attimo dell'ispirazione. Secondo te esiste e se esiste che cos'è? Qualcuno diceva,
vedere tutto ciò che gli altri vedono, ma accorgersene fondamentalmente, perché tutti noi vediamo tante cose, però l'ispirazione è quando ti accorgi di quel dettaglio, e quel dettaglio nel suo microcosmo racchiude tutto. Ed è un momento di grazia, tra virgolette, sei felice quando sei ispirato. Per questo io ho sempre detto, a me non interessa se la mia musica arriverà oltreoceano, venderà tante copie. Questo momento di felicità che io provo quando scrivo una cosa, quando creo una cosa, è impagabile, al di là del successo e dell'esito che abbia. La parola che non useresti mai in una canzone. Assolutamente. Oggi c'è un abuso di questa parola. Secondo te? Assolutamente sì. Io proprio questa assolutamente proprio per me è vietato. Assolutamente cosa? Cioè assolutamente io sono molto relativista, e qui è una parola che spero di non usare, se non in Bandita. maniera ironica, assolutamente. Allora, ti ricordi un complimento che ti ha gratificato particolarmente, invece una critica che ti ha ferito più delle altre? Di solito i complimenti che mi gratificano sono quelli relativi al fatto che grazie alla mia musica si provano emozioni belle, felici, no? Invece quelli che mi offendono sono quelli. Non tanto suoni male o che noia il tuo concerto, ma Madonna, mi hai messo in stato d'ansia. Per me la musica deve essere un fatto di gioia, come l'amore, non si deve confondere col dolore. Sei a cena con Paola Turci e Marina Rei, chi paga? È una bella lotta perché tutte e tre siamo abbastanza manica larga e offriamo tutte e tre. Quindi pagate Quindi, triplo? e a volte è successo perché alla fine della cena, siccome non si fa la romana tra me, Paola Turci e Maria Rei, non si fa la romana, paga una sola. E allora c'è quella che va in bagno. Allora Maria fa: Carmine, controlla Paola se sta andando in bagno, perché alle volte paga il conto. Mentre io controllo Paola, tento di pagare io, ma quella ci ha fottuto tutte e due e già si è messa d'accordo prima con il cameriere. Ci siamo messi d'accordo così. Se oggi pago io, la prossima volta paghi tu, la terza volta paghi tu. Paola Turci e Maria Rei sono veramente due grandi signore. Grazie, buonasera. Per me, grazie a voi.